Quindi abbiamo il piacere di avere con noi Federico Izzo, che è il direttore marketing di BMW Italia, e ovviamente Alex Zanardi, nostro brand ambassador, pilota e testimonial di tante campagne e anche di questa seconda campagna, perché si tratta di un secondo episodio. Dal punto di vista tecnico funzionerà così: facciamo una prima parte di presentazione in cui avremo modo di raccontare un po' la strategia, di vedere in anteprima il video e poi di ovviamente interrogare a lungo Alex, e dopo questa prima parte potrete, prenotandovi con il sistema di Raise Your Hands che trovate o in alto a destra o nella barra a seconda del PC o del tablet che state usando, in modo tale che uno dopo l'altro cerchiamo di dare spazio a tutto, cercando di essere magari brevi nelle domande. Alle ore 17 pubblicheremo poi, alla fine di questo incontro, il comunicato con foto e anche filmato relativo a questa iniziativa. Quindi direi di partire adesso e lascerei la parola a Federico. Federico, è un momento complicato, ovviamente, nella vita di tutti noi, nel nostro paese. Fin dall'inizio, però, abbiamo intrapreso una strada chiara. Ci siamo, anche se a distanza di sicurezza. Vorrei che partissi da lì a raccontare un po' il percorso che abbiamo fatto, perché oggi raccontiamo una nuova tappa, ma secondo me è opportuno anche capire qual è stata la filosofia e la strategia che ci ha portato fin qua. Sì, buon pomeriggio anche da parte mia. Più che una strategia è stata un'emozione. Nel momento in cui siamo stati coinvolti in primis dall'emergenza, la prima reazione è stata chiaramente quella di passare un messaggio di sicurezza con Manteniamo le distanze, in cui raccontavamo che le nostre concessionarie comunque erano chiuse ma aperte per tutte le emergenze necessarie. E noi come azienda ci eravamo organizzati in tal senso. L'emozione di quel momento però era un'emozione già di fronte a quello che ci stava succedendo attorno, di voler partecipare in qualche modo a dare un messaggio positivo, a dare un messaggio di è vero, la situazione è piuttosto complicata, però noi abbiamo dentro di noi l'energia per affrontare questa fase. E ne stavo parlando con la squadra, comunque con il team che ha allargato, ci supporta nel marketing, e chiaramente ci è venuto subito in mente di chiamare il nostro partner delle emozioni. E quindi abbiamo avuto un'idea e ne abbiamo parlato con Alex, chiedendole se voleva con noi raccontare una storia positiva al paese, senza legarlo a un lancio prodotto, senza raccontare niente che fosse legato a qualcosa di specificatamente marketing o commerciale. E da qui è nata la prima opera in cui c'era soltanto Alex che raccontava una storia di modelli, no? Di italiani che hanno qualcosa che tirano fuori nel momento di difficoltà, e soltanto insieme si può ripartire, che era poi l'hashtag della campagna. Abbiamo condiviso il video con i nostri partner, quindi abbiamo parlato con Rai, con Mediaset, con Sky, e devo dire che la reazione di tutti quanti è stata: noi siamo con voi. Quindi non c'era mai un'operazione pro bono, ma c'era un'operazione di partner insieme. Devo Sì, dire perché che questa campagna era nata all'inizio con un pensiero digitale e poi in realtà devo dire che è stato, diciamo così, così forte l'impatto emotivo che la seconda fa fase, che era quella che stai raccontando, è nata quasi naturalmente. sì, poi c'è stato come una palla di neve che ha cominciato a rotolare, e sempre di più ci veniva chiesto a noi, come penso ad Alex: vabbè, ma ora che succede? E ora che succede, anche per essere in sintonia con il tempo, con il paese, vogliamo raccontare un momento in cui, sempre partner in crime, con il nostro socio Alex, raccontiamo una storia diversa in cui non è soltanto l'idea di un testimonial, che è veramente un'idea superata, secondo me, non ha veramente più senso, ma in cui Alex in primis e noi come BMW Italia raccontiamo che questo periodo ci sta insegnando tanto, e come azienda e come persone vogliamo ridare in qualche modo un messaggio di forza, perché i modelli non devono essere gettati al vento, i modelli di questi giorni. Ci deve essere qualcosa che rimane
dentro di noi che ci deve insegnare ad affrontare quella che sarà la seconda fase, che sicuramente da un punto di vista economico sarà ancora più difficile, complicata e complessa. L'hashtag rimane Insieme per ripartire, rimane sempre una campagna digitale, sebbene sicuramente avremo anche le televisioni che ce le chiederanno. Questa prima iniziativa poi è stata quella che ha anche fatto da traino a altre cose che poi sono nate naturalmente sia a livello centrale che a livello locale. E se ci pensiamo, abbiamo bisogno non di un modello di auto, ma un modello di persone, quello che poi ci ha spinto anche a fare questa iniziativa insieme ai nostri partner concessionari di fare questa donazione di 50.000 mascherine per i principali ospedali italiani, lavorando sia a livello lombardo, perché è lì che stiamo, ma anche attraverso la nostra rete su tutto il territorio, no? Poi queste cose si sono alla fine quasi naturalmente collegate. Sì, ed era in qualche modo il minimo che potessimo fare. Il collegamento di come noi, azienda che ha sicuramente radici tecnologiche, ma anche radici legate alla mobilità, che sono comunque valori fondamentali della vita che ci affrontiamo in qualche modo ad iniziare dopo. Quindi tecnologia e mobilità dobbiamo in qualche modo raccontarle in linea con i tempi. E il valore del sostegno, il valore della comunità è qualcosa che non possiamo farne a meno, anche nelle nostre pubblicità. Io direi, se sei d'accordo Federico, a questo punto di intanto di vedere questa in anteprima questo nuovo film e poi magari facciamo un'ultima riflessione con te, poi lasciamo un po' spazio ad Alex di raccontare quali sono state le emozioni del primo e che cosa vede lui in questo secondo messaggio. Volentieri. Quindi chiederei alla regia di mandare il nuovo filmato. Abbiamo creato tanti modelli nella nostra storia, ma oggi sono più importanti i modelli a cui ci ispiriamo. E non stiamo parlando di automobili, ma di persone, di chi non si è arreso al cambiamento, ma è riuscito a trasformarlo in un nuovo inizio. Perché la vita va avanti e sono i modelli che scegliamo a indicarci la strada per ripartire. È un nuovo viaggio, possiamo affrontarlo. Dai che ce la facciamo, eravamo proprio nella fase iniziale, acuta della crisi. Oggi siamo ancora usciti dalla fase drammatica purtroppo, ma cominciamo a intravedere, il governo nelle prossime ore dovrebbe dare un calendario della riapertura, una fase di ripartenza. Abbiamo pensato questa metafora del viaggio che poi Alex ha in modo molto puntuale raccontato nella battuta finale. Questa è un po' la filosofia, Federico, delle due tappe di questo racconto? Sì, chiaramente la prima tappa aveva una funzione di coinvolgimento emotivo molto forte, quindi Alex che raccontava e incitava all'insieme per ripartire. Questo secondo momento è un momento anche più di riflessione, visto quello che è successo in queste settimane, e di, come dire, dello stare insieme per ripartire per un viaggio che sarà complicato. Credo che nessuno meglio di Alex potrà raccontare come è nata questa seconda fase e come anche il suo intervento dia anche una forte connotazione di autenticità, togliendo anche ogni tipo di esigenza di brand o commerciale. Per noi è un'attività legata a raccontare un messaggio positivo, allineato anche col sentimento del tempo. Senti Alex, il primo è nato veramente, come diceva prima Federico, sull'onda dell'emozione ed è stato anche realizzato sull'onda dell'emozione in pochissimo tempo, perché poi è stato fatto tutto in un weekend e il lunedì eravamo già pronti. Come hai vissuto questi due racconti, no? Il primo, come diceva Federico, molto personale, molto una tua interpretazione di quello che stavi vivendo e stavamo vivendo, e questo invece poi, diciamo così, un'evoluzione con uno sguardo, con speranza, senza essere troppo facili, perché non sarà facile, su una riapertura e anche un rinizio delle nostre vite. Sì, Roberto, grazie, grazie Federico. Qui abbiamo avuto, diciamo, 2 ore in più in questo caso per pensare a questo, ma d'altronde le iniziative che nascono dalle emozioni, che nascono dal desiderio di mettersi a disposizione per fare qualche cosa di importante sono normalmente anche quelle più sentite, quelle che magari riescono anche a raggiungere appunto le coscienze delle persone.
Dopodiché, diciamo, per me è un po' complicato, permettimi di metterla in questo modo, in qualche modo allinearmi in una conversazione quando un grande attore, un attore di grande prestigio come BMW Italia decide di impegnarsi per una campagna che è volta a, soprattutto a rilanciare la speranza, a puntare le coscienze delle persone, e sostanzialmente per far questo dice: guardate, questa è la direzione, questo è il modello capace di regalarvi un'ispirazione importante. Ecco, essere il soggetto del fuoco delle vostre attenzioni mi mette nella condizione di, come dire, che cosa posso aggiungere se non dando a chi mi ascolta l'impressione che mi stia facendo un complimento da solo. Però adesso, a parte questo, è evidente che appunto il tema di rilanciare la speranza, di ricostruire la speranza delle persone è il collegamento tra questi due spot, chiamiamoli così, dove inizialmente probabilmente il messaggio era più attinente appunto il voler restituire fiducia alle persone, in quanto era necessario in quel momento attenersi a determinate disposizioni, avere fiducia nelle persone che con grandi competenze stavano studiando il problema. Adesso soluzioni cominciano ad essercene, attenzione, non siamo certamente ancora fuori dalla fase più acuta relativamente alla gravità di quello che ci è toccato noi tutti, però comunque cominciano ad accadere delle cose, si percepisce che stiamo andando incontro effettivamente ad una seconda fase nella quale tutti saremmo chiamati a sforzi tecnicamente molto diversi e a tutti verrà concessa la possibilità di ricominciare ad abbracciare determinate attività che siano anche di carattere ludico, non soltanto professionale, anche a ricominciare a stare insieme in un modo diverso, e quindi ovviamente la speranza resta il filo conduttore, perché la speranza è ciò che poi dopo ti fa anche in qualche modo cercare dentro te stesso strumenti che in fondo tutti quanti possediamo, ma che è molto facile perdere quando accade qualche cosa che tende a sopraffarti anche emotivamente, la paura di non riuscire ad essere in grado di superare il momento, e questo può accadere per tante ragioni diverse, non soltanto quelle legate appunto al tema della salute, che inizialmente era il più sentito. Ovviamente oggi cominciamo noi tutti a grattarci la testa e a preoccuparci anche di aspetti diversi, su tutti quello economico. Quindi in tutto questo contesto è comunque credo fondamentale rimanere fiduciosi sulle nostre capacità di reagire alle avversità e di trovare delle soluzioni per andare avanti, paradossalmente e se possibile anche trasformando quanto ci sta accadendo in un'opportunità. Quindi io mi sono messo felicemente a vostra disposizione per cercare di timbrare con la mia presenza questa iniziativa, e mi onora tantissimo che me lo abbiate chiesto, perché insomma mi auguro riusciremo a recapitare efficacemente questo bel messaggio. Senti Alex, spesso quando facciamo gli incontri, soprattutto quando parliamo di inclusione sociale e di disabilità, hai manifestato un concetto che è diventato per noi molto caro, che credo che in questo frangente sia importante, che è quello del talento residuo, che spesso il disabile scopre nel momento in cui la disabilità lo coglie, a meno che nasca con la disabilità, ma anche nel momento in cui nasce con la disabilità, quello è un po' la sfida. Usare questo talento residuo per scoprire quante cose in realtà si possono ancora fare, oltre a quelle che non si possono fare. Credo che questo sia anche un po' una chiave di questo momento, ed era un po', diciamo così, la filosofia del primo messaggio, che poi adesso si cala nel secondo col tema del viaggio, no? Il viaggio è anche cominciare a usare questo talento residuo per iniziare a fare cose. Ma Roberto, effettivamente così alle volte può parere retorico questo tipo di ragionamento, ma in realtà la spiegazione è molto semplice: ci sono persone che nella loro vita perdono dei talenti, ne conservano altre, però proprio perché questo è loro accaduto si riscoprono curiosi circa che cosa ci si può fare con questi talenti. Quindi un conto è avere tutto il kit e non avere nessun interesse per comprendere come sfruttare le proprie potenzialità,
Un altro è proprio perché hai perduto qualche cosa, dici aspetta, va nella preoccupazione di non poter fare più determinate cose, cominci a domandarti che cosa invece puoi riuscire a costruire con quanto è rimasto. E magari proprio in virtù di questo inizi a fare determinate cose, prendi una strada che ti porta poi a incrociare orizzonti che magari non avresti mai raggiunto, non fosse stato appunto per l'esigenza di doversi un pochettino mettere alla prova. E da questo punto di vista io credo che, peraltro, insomma, io stesso, anche come conseguenza indiretta di ciò che mi è accaduto, ho iniziato a frequentare un mondo che mi ha dato tanti spunti, tanti motivi di ispirazione pazzeschi. Lo stesso mondo paralimpico che oggi frequento è popolato da personaggi che non sarebbero lì, non fossero stati capaci appunto di buttarsi emotivamente parlando alle spalle quanto era loro accaduto, di cominciare a domandarsi che cosa invece potevano fare appunto con i talenti residui che erano loro rimasti. E quindi questo è uno stimolo continuo, una sorta di meccanismo che tende ad autoalimentarsi, grazie al quale magari tu diventi un buon punto di riferimento per altri, ma è un fenomeno reciproco, insomma, tu prendi, ma riesci anche a restituire da chi ti sta di fianco. E penso che questo sia un momento in cui c'è un evidente punto di contatto con quanto io, ad esempio, appunto, ho visto e ho scoperto nel mondo paralimpico rispetto a quello che le persone stanno facendo, certamente avendo, diciamo così, rispolverato una forma di sensibilità che forse abbiamo tutti, ma che era un po' rimasta sepolta dal nostro tran tran quotidiano, dalle priorità che fino a pochi mesi fa appunto erano piuttosto quelle di quanti pixel ha la fotocamera del nostro smartphone, e oggi invece ricominciamo ad allineare in un modo un pochettino diverso le nostre cose. Quindi ci sono tante cose che stanno appunto accadendo, che abbiamo riscoperto, il fatto stesso di cenare magari la sera con i propri familiari e avere il tempo per approfondire una conversazione, non soltanto avviarla, perché non hai niente di improrogabile segnato in agenda, per cui puoi star lì a parlare con le persone che sono sedute a tavola con te, puoi magari riscoprirti, come posso dire, desideroso di tendere la mano a chi ha bisogno di aiuto e felice, di poterlo fare a modo tuo, magari andando a fare la spesa per un vicino che ha delle difficoltà, che non può in quel momento uscire di casa. Io vedo che effettivamente in giro in tutta Italia, grazie anche al fatto che insomma, attraverso tutti i social, i computer in generale, il mondo è veramente piccolo, la comunicazione ha anche consentito alle persone normali, in modo diverso di comunicare, di vedere ciò che sta accadendo in parti diverse del paese. E io registro questa bella evoluzione verso uno stile di vita che forse apparteneva più al passato, e mi riferisco a quando non esistevano determinate opportunità per cui facevamo di necessità virtù, come dire, siccome non potevamo fare tante belle cose che possiamo fare oggi, eravamo più attenti ad altro. Oggi abbiamo riscoperto l'importanza di altre cose che avevamo probabilmente un pochettino dimenticato, e quindi sarebbe bello fare anche come comunità un ragionamento relativamente alla possibilità magari di conservare determinate belle cose che abbiamo riscoperto anche a causa, se mi permetti di dire, di quanto ci sta accadendo. Io penso che tutto questo possa essere, se non totalmente, almeno parzialmente trasportato e conservato nel nostro futuro. Volevo tornare un secondo da Federico per il tema della realizzazione del filmato, perché abbiamo visto delle immagini che sono ovviamente un montaggio. Se ci raccontavi come è stato il processo creativo dell'agenzia, come avete lavorato, e poi credo che dobbiamo fare anche un ringraziamento a qualcuno che ci ha dato una mano. Sì, no, chiaramente noi avremmo voluto girare, fare, sbrigare, ma poi ci siamo accorti che sia grazie al supporto di Alex, ma anche grazie a Enervit, siamo riusciti a trovare delle immagini meravigliose. Quindi alla fine
ringrazio loro, ringrazio Marina Petrone che in questo momento ci sta dando veramente una grande mano perché ha una serie di immagini di Alex meravigliose. E poi chiaramente Alex che si è messa a disposizione anche durante il sabato e la domenica, il lunedì e il martedì per girare la parte finale e in realtà tutto il processo creativo quando bisogna lavorare su queste cose è sempre, sempre bello. La difficoltà è magari a volte non andare oltre, non esagerare, non abusare della fortuna di trattare un tema così importante. Alex, quelle immagini che abbiamo visto sono di un film che si chiama 50 per Rio, 50 erano gli anni che compivi qualche anno fa. Che avrei compiuto, di lì a qualche avresti compiuto. Stiamo preparando i giochi paralimpici, esatto, di Rio. Sembrava, guarda, già quando partecipai a quelli di Londra avevo in qualche modo la sensazione di esserci arrivato quasi fuori tempo massimo, no? Mai avrei immaginato di poter partecipare ad una seconda edizione dei giochi, figuriamoci la terza, che adesso è stata posticipata al 2021, ma che continuerà ad essere l'edizione 2020 dei giochi. Spero di esserci anche in quell'occasione, però quelle immagini sì, mi ritraevano, tra l'altro in Toscana, in un luogo che amo particolarmente e che ho la fortuna di vivere per periodi abbastanza lunghi perché ho una seconda casa da quelle parti. Insomma, quel film 50 per Rio che Enervit fece fu un regalo molto bello, oltre al sostegno concreto che mi danno ogni giorno su temi diciamo molto più vitali relativamente alle mie ambizioni sportive. Anticipo magari una domanda che ti volevano fare, ma so che te l'hanno anche già fatta. Come si affronta, a parte la battuta che hai fatto che la notizia ti aveva tagliato le gambe del rinvio all'anno prossimo, come si riaffronta una preparazione quando si era quasi pronti per andare a fare una gara olimpica? Ma guarda, innanzitutto rispondo a Federico che dice siamo stati fortunati che l'abbiamo trovato in mezzo ai suoi tanti impegni. Federico, quel giorno lì ero a casa, quindi ti è andata bene. Secondo me non è che uno può forzarsi, esiste un detto che è fare di necessità virtù, no? Non ti puoi forzare a riuscire appunto a trasformare quel detto in qualche cosa, in un risultato concreto, però laddove effettivamente esista il desiderio, il detto quasi in automatico diventa vero, diventa appunto una profezia che ti porta effettivamente a incassare qualche cosa di buono anche nelle cose che non si annunciano necessariamente in questo modo, perché per l'amor del cielo io mi sarei risparmiato tante delle difficoltà che la vita in qualche modo mi ha imposto, e certamente questa che a me in verità sta imponendo una difficoltà veramente molto piccola rispetto a questo, ci tengo a ricordarlo, rispetto a chi lotta e continua a farlo in prima linea, rispetto a tutte le famiglie che hanno avuto dei lutti e che ovviamente da tutta questa vicenda conserveranno un ricordo completamente diverso rispetto alle scomodità che stanno caratterizzando un pochettino le nostre vite. Però detto tutto questo, comunque al di là di considerazioni che allineano le priorità nel modo giusto che deve essere, se poi hai del tempo, hai la possibilità, continui ad avere degli obiettivi sportivi, hai il desiderio di farlo, puoi farlo, perché non provarci? E alla fine scopri che magari il fatto di non avere grandi impegni, di poter mettere veramente l'allenamento al centro delle tue giornate, di dormire sempre nello stesso letto per un determinato periodo perché non puoi fare diversamente, alla fine il tuo fisico, nonostante le 53 primavere che sono già trascorse, continua a fare delle cose che tu stesso manco ti aspettavi più di poter chiedere. Oggi sto iniziando a fare dei numeri negli allenamenti che francamente pensavo di aver perso per sempre, quindi sono assolutamente certo di poter partecipare ai giochi paralimpici dell'anno prossimo. Dopodiché credo che tecnicamente pensare di poter andare a Tokyo e lottare ancora per una medaglia sia un obiettivo realistico. Poi fosse facile non avrebbe senso
per nessuno nemmeno guardarlo lo sport, proprio perché lo sport anche per la sua imprevedibilità tiene, emoziona, regala non soltanto chi lo pratica ma anche chi lo vive da bordo strada, sempre il momento di trepidazione, di adrenalina e di tutto. Quindi mi auguro comunque non soltanto di poter concludere questo percorso l'anno prossimo a Tokyo con una bella partecipazione, ma magari anche con un risultato che decisamente, insomma, qualche anno fa sembrava veramente, come dire, Zanacchi, spararla così grossa, già hai fatto una roba mezza impossibile, sicuramente riuscirai ad andare a Rio, boh, ci sono andato a Rio, adesso siamo qui a parlare addirittura di Tokyo, quindi mi hanno allungato la strada, ma mi hanno da un certo punto di vista anche fatto un favore, perché io amo ciò che faccio e non è che salgo sulla bicicletta perché ho l'ambizione, il grande obiettivo di provare a vincere, magari mi riesce anche questa seconda cosa perché voglio salire sulla bicicletta, mi diverte molto farlo, quindi pensare di poter, come posso dire, tener botta, come si dice dalla mia parte, per altri 4 anni, no, francamente, insomma, Parigi è veramente troppo lontano da questo punto di vista. Ma un anno in più alla fine cambia poi poco, anzi magari in fondo al barile trovo ancora qualcosa da raschiare.